Amici sportivi, a tutti voi un cordiale saluto, ben ritrovati, apriamo con il calcio, prosegue la preparazione della Lucchese in vista della gara interna di domenica prossima, ore 18:30 contro la Lupa Roma, partita importante per i rossoneri, chiamati a dare continuità ai risultati dopo la vittoria di Pontedera. Galderisi prosegue nel lavoro tecnico-tattico, ma deve sciogliere ancora gli ultimi dubbi circa lo schieramento da opporre alla formazione capitolina. Nel dettaglio, recuperati Mingazzini e Martinez, non preoccupano i vari Terrani, Lombardi e Capuano, che alla fine saranno disponibili. Da valutare invece la situazione Florio, che lamenta un problema ad una caviglia. La rifinitura di sabato scioglierà gli ultimi dubbi del tecnico rossonero. Ricordiamo che la Lucchese è ancora alla ricerca della prima vittoria in casa al Porta Elisa. Finora ruolino di marcia della Pantera recita così: due pareggi, parlando del Porta Elisa, con Piacenza Arezzo, ed una sconfitta peraltro immeritata contro la capolista Alessandria. Siamo al Viareggio, la crisi del Viareggio, lo sciopero dei giocatori e dello staff, il campionato a rischio, le ultimissime nel servizio di Roy Lepore. Ne parleremo in modo più ampio e dettagliato nelle prossime edizioni del TG Noi Sport. Rimaniamo in tema calcistico, ma per parlare di serie B femminile, perché è stata ufficialmente presentata la squadra dell'Associazione Calcio Femminile Lucchese. Vediamo. Grande entusiasmo per la presentazione ufficiale dell'Associazione Calcio Femminile Lucchese, che ha conquistato al termine della passata stagione la promozione in Serie B. Alla presenza del sindaco di Lucca Alessandro Tambellini sono state infatti presentate le ragazze e lo staff tecnico. Il primo cittadino di Lucca ha ricordato la grande cavalcata che ha permesso alle gialloblu di ottenere la promozione, assicurando a tutti i presenti che l'attenzione dell'amministrazione comunale verso questa realtà sportiva è elevata e che verrà fatto tutto il possibile per aiutarla, nonostante i problemi che imbrigliano gli enti locali. Questo salto di categoria ci deve comportare anche di creare le basi per poter fare sempre meglio e rimanere in una categoria importante, e coinvolgendo anche più persone possibili naturalmente. Per noi è importantissimo farci conoscere, la città che ci possa conoscere, la nostra realtà che è importante, e il sindaco ci ha sempre fatto, diciamo così, piacere averlo, anche perché è sempre stato disponibile con noi, è sempre stato presente quando l'abbiamo chiamato, e noi ci teniamo, ecco, diciamo. Alla fine brindisi e applausi per tutti in attesa della seconda gara di campionato contro la squadra ligure dell'Amicizia Ragazzo di Genova, che ha vinto nella prima giornata 2-0 contro il Caprera. Calcio d'inizio, ricordiamo, alle 15 al Buio di San Giuliano Terme, dove per ora le ragazze di Mister De Luca giocano le loro gare interne. Abbiamo avuto l'innesto di un preparatore atletico, Javier Livia, che ci ha fatto veramente un ottimo lavoro, e le ragazze hanno risposto in maniera esemplare, sono veramente cambiate, si sono impegnate più del 100%, veramente hanno fatto un cambiamento abissale. Ancora sport al femminile, ma il basket con il Gesam Lemura domenica di scena al Pala Vesuvio di Napoli. La prima è andata ed è stata buona, almeno sul piano del risultato, che ha premiato la maggiore caratura tecnica di un Gesam Lemura macchinoso a mettersi in azione, ma che poi si è disteso e ha dilagato alla distanza. Vigarano battuto e affondato, così, tanto per iniziare nel migliore dei modi. Archiviato l'opening day, il pensiero vola già alla seconda giornata, la prima regolare, intesa sul fatto che si comincia a giocare sui vari campi della 1 e non più in sede unica. Ed allora Crippa e compagni sono chiamate alla prima trasferta stagionale, che trasferta sul campo della Saces Mapegi Vova Napoli. Le partenopee, considerate una delle mine vaganti, sono partite col piede sbagliato, facendosi battere dal neopromosso Broni in quella che va considerata la vera sorpresa del Palatagliate. Ciò non significa che Lucca potrà permettersi di sottovalutare le avversarie, guidate dal neocoach Nino Molino, che tuttavia è subito alle prese col problema di Jackie Gemelos, che si è fratturata la mano destra. Sicuramente, conoscendo coach Diamanti, Lemura affronterà l'impegno con la massima concentrazione, consapevole che portare via due punti da Napoli consentirebbe di guardare a questo abbrivio stagionale con sufficiente ottimismo. L'approccio dovrà però essere diverso da quello palesato con Vigarano, aggiungendo che migliorerà anche l'inserimento e il contributo delle nuove Battisodo, Tognalini e Buon gioco. Il pallone a spicchi racconta che le biancorosse hanno buona tradizione contro le partenopee. Le nostre immagini si riferiscono alla partita giocata il 9 febbraio scorso a Lucca e vinta, anzi dominata, dalle Mura con l'eloquente punteggio di 70-57. Quella sera furono protagoniste assolute Pedersen, Harmon e Crippa, con le ultime due che già nella gara d'esordio hanno confermato di essere forse le leader assolute della squadra lucchese.
Ancora basket, prima giornata del campionato di promozione maschile ed è subito un derby lucchese. Nella riedizione della finale di prima divisione dello scorso anno è stata la Ludek Porcari a prendersi la rivincita e a espugnare il campo di San Leonardo in Treponzio della polisportiva Capannori di coach Petrini, che vediamo in queste immagini, col punteggio di 70-53. Si gioca sabato sera la seconda giornata di andata del massimo campionato di hockey su pista. Il CGC Viareggio debutta al Pala Barsacchi nel big match contro il forte e quotato Breganze. Trasferta invece per i campioni d'Italia del Forte dei Marmi di scena in Puglia sulla pista del Giovinazzo. Ma vediamo nel dettaglio completo le gare in programma alle 20:45. CGC Viareggio Breganze, Correggio Trissino, Follonica Monza, Giovinazzo Forte dei Marmi, Valdagno Bassano, Sarzana Cremona, Sandrigo Amatori Lodi. Vi ricordo ci sono tre squadre al comando. Forte dei Marmi, Breganze, Amatori Lodi sono quelle che hanno vinto nella prima giornata. 4 vittorie e 4 sconfitte nell'abbrivio stagionale dei campionati del tennis tavolo Villaggio Lucca. Le vittorie sono state ottenute dalle squadre di D1, D2, squadra A, B e D. Falsa partenza invece per le due formazioni della C2, la D1 e la D2, squadra C. Naturalmente nel prossimo fine settimana possibilità di riscatto o di conferma per tutti. Si è parlato di attività fisiche e malattie croniche nel convegno organizzato alla Cittadella della Salute Campo di Marte dalla Medicina dello Sport di Lucca. Obiettivo generale dell'evento era quello di aggiornare su questa tematica i medici specialisti e gli infermieri che operano nei servizi pubblici delle aziende sanitarie toscane, in particolare nelle strutture dell'azienda USL Toscana Nord-Ovest e nei centri privati accreditati per la medicina dello sport. È tutto per quanto riguarda la pagina sportiva, una breve pausa e subito dopo la terza ed ultima parte del nostro telegiornale.